Eccoci alla tratta di questa carriera di Provenzano. I contradaioli attendono di vedere dove la sorte ha messo gli occhi. Tra i più chiacchierati dopo l'assegnazione ci sono la Chiocciola con Violenta da Clodia Scompiglio, l'Onda con Tabacco e Anzicora, la Selva con Remistilio e Tempesta, il Drago con Remorex e Ares, la Civetta con Porto Alebi e Carburo. Ma le sorprese potrebbero arrivare da tutti, a cominciare dalla Giraffa con Tale e Quale e Tittia e dall'Aquila con Renalsos e Brigante. 4 giorni di grande attesa con 1000 ipotesi in campo. Tutto per mettere le mani sul drappellone di Massimo Secchi. Attesa che sta per terminare. Che le 10 contrade agli ordini del mossiere Bartolo Ambrosione sono così disposte all'interno dei 2 canapi. Aquila, Chiocciola, Pantera, Torre, Onda, Giraffa, Selva, Bruco, Drago e Civetta di rincorsa. Finalmente si parte. Prende la prima posizione la Chiocciola dopo un testa a testa con la Giraffa subito dopo l'abbassamento del canape. In questo ordine le 2 contrade hanno affrontato la prima curva di San Martino e via via i 3 giri. La lotta è tremendamente accesa. La Chiocciola va avanti sempre in testa fino all'ultimo casato. Dietro ancora fortissima la Giraffa. Si avvicinano anche gli altri. Il finale è davvero da brividi. All'ultimo metro si lotta ancora, ma la Giraffa allo spunto vincente supera. Sì. La Giraffa vince per una manciata di centimetri. Tittia e Tale Quale hanno sferrato l'attacco vincente. Tutti restano senza fiato, tutti meno che i giraffini, del resto abituati a ogni tipo di vittoria.
Eccoli che si riversano sul tufo per sancire il loro trionfo. La piazza è tutta biancorossa. Il capitano Stefano Casini è in testa al trionfo giraffino. Una corsa indimenticabile. In testa la chiocciola, dietro la giraffa, il bruco, la chiocciola, la giraffa, il bruco, la chiocciola in prima posizione, la giraffa seconda, il bruco terzo, San Martino, ancora la chiocciola in testa, la giraffa seconda, il bruco e il drago di dentro si sta portando in terza posizione, ancora in testa la chiocciola, seconda la giraffa, dietro il drago, poi il bruco, la civetta e le altre, la chiocciola è sempre in testa, la giraffa sta spingendo tantissimo, il drago in terza posizione, secondo San Martino sempre chiocciola, seconda giraffa, drago, la chiocciola è ancora in testa, al secondo Casato, chiocciola, giraffa, drago, il bruco in quarta posizione, la chiocciola in testa, la giraffa che lo tallona, il drago che cerca di allungare, la chiocciola sempre in testa, la chiocciola secondo la giraffa, ci stiamo avvicinando all'ultimo, San Martino con la chiocciola stabilmente in testa, la giraffa seconda, chiocciola prima, giraffa seconda, la giraffa si avvicina molto, il drago entra dall'interno, è sempre prima la chiocciola e la seconda è la giraffa ed è un arrivo al cardiopalma, un arrivo al cardiopalma, ha vinto la giraffa, l'ha superato all'ultimo metro. Nulla può fermare il trionfo della contrada di Provenzano che mostra al mondo la bellezza di chi vince.
Palio del 2 luglio del 2019 ci sono delle conferme e ci sono delle novità, nel senso che una delle conferme è un cavallo di grande prestigio che ormai si è fatto vedere, si è fatto un nome e tutti è molto agognato, è Violenta da Clodia, che va nella Chiocciola, che va a scegliere il fantino Scompiglio. Scompiglio ha già corso nella Chiocciola, è un fantino partente, quindi c'è un sacco di praticamente è la favorita di quel palio. Però c'è anche un Tittia che va un po' a sorpresa, devo dire, fu una mossa un po' sorprendente un po' per tutti, va nella Giraffa e saranno proprio loro due che faranno il palio in una maniera così che sarà un preview di quello che vedremo anche negli anni successivi, vale a dire questi arrivi molto lottati, questi pali molto lottati fino all'ultimo metro e vittorie di corto muso, come si dice in termine ippico, o comunque insomma di un niente, ecco. E questo sarà proprio il caso di questo palio, dove la Chiocciola con Violenta da Clodia e Scompiglio partirà in testa, seguita dalla Giraffa, poi ci sarà anche il Drago, che ha un cavallo importante, quel Remorex che ha vinto il palio straordinario della Tartuca montato da Ares, che farà un bel recupero al terzo giro, ma non impensierirà mai la Chiocciola. Invece a impensierire seriamente la Chiocciola sarà proprio la Giraffa, che all'ultimo metro, prima del bandierino, riesce a mettere mezza testa avanti alla Chiocciola, bruciandola proprio sul filo del bandierino e quindi impedendo la vittoria della Contrada di San Marco, che ricordiamo è dal 1999 che non vince il palio, quindi è una delle contrade con più fame di vittoria in campo. Assenza che mi appartiene.
siamo uguali e fragili, siamo già così lontani.